Esposti alla tentazione di fermarsi per ammirare il panorama, questi turisti del pedale che partecipano alla 13ª Sassari-Cagliari. Una bucatura tradisce Ugo Aldovini, ma bastano pochi secondi per cambiare una ruota. E Aldovini, passando accanto a un collega della foratura, pensa che avere compagno al duol scema la pena. Un camion con rimorchio è rovesciato ai margini della strada. Cambiare la ruota in questo caso è meno semplice. A Oristano i volontari della Pagnottella imbottita aspettano il passaggio del gruppo. Rifornimento al volo e in attesa dello spunto finale i velocisti fanno uno spuntino. I pareri sono discordi. Alcuni sostengono che dopo pranzo forzare l'andatura favorisce la digestione. Altri sono del parere che si digerisce meglio andando piano. Bardali al solito è convinto invece che gli è tutto sbagliato. I piccoli tifosi sardi si appostano presso i passaggi a livello, questi palchi di proscenio delle gare ciclistiche. Mancano ancora 50 km all'arrivo, ma 5 uomini, fra cui Carlesi e Baldini, sono in fuga. A Cagliari la folla attende impaziente. È Carlesi che si presenta al traguardo con un lieve distacco e vince fra gli applausi dei suoi numerosi sostenitori. Sul palco della giuria c'è una gradita sorpresa per lui. Carlesi naturalmente approfitta dell'invito dei fotografi e bissa la scena del bacio di tutto cuore.